Polisani, ha scritto Effetti collaterali, edito da Giraldi, conduce la professoressa e grafologa Monica Ferri. Buon ascolto. Grazie all'amministrazione comunale per questa felice iniziativa. Portare la cultura nel clima di agosto è qualcosa di veramente di coraggioso e che ci fa sperare. Io sono molto contenta stasera di aver conosciuto personalmente Eleonora Molisani, già dalle prime pagine di questo libro sono rimasta catturata, affascinata, colpita da uno stile veramente originale, uno stile nuovo, uno stile moderno, ma è uno stile intriso di uno spessore di studio, di ricerca, di sperimentazione e di cultura mirabile. E non uso questi toni così per compiacimento, li uso perché questo libro l'ho vissuto, l'ho letto, l'ho riletto e lo rileggerei. È uno di quei libri che quando sei alla fine dici mannaggia, perché l'ho finito? Ecco, ti lascia questa sensazione perché vorresti riprenderlo. È un libro dove che vivi a livello proprio di scene, a livello sensoriale, a livello visivo, a livello tattile. E quindi è un libro che consiglio caldamente, e già dalla copertina, che poi si svelerà, il significato non voglio assolutamente adesso anticiparlo, già dalla copertina c'è una, come possiamo dire, una sorta di sinestesia. In questa copertina tanti sensi che sono quelli dell'intelletto, della vista, dell'udito sono qui uniti e saranno svelati nel corso del romanzo. Questa è la mia presentazione, un po' di pathos che mi dovete consentire. E in realtà, ecco, adesso cercherò di essere un po' più, ecco, più rigorosa. È un romanzo dove sei sono i personaggi i cui nomi, Blanca, Nero, Scura, Grigio, sono già nomi che rimandano a una simbologia forte, i nomi che riguardano anche un po' il nostro male di vivere, il tutto ambientato in una Milano, matrigna, madre, ambivalente. E qui si intrecciano le vite di questi sei personaggi attraversati da un male che oggi penso tocchi un po' tutti, che è il male della incomunicabilità, il male dell'assenza, la ricerca quindi di altri varchi. E tutto è scritto con una sorta di, con una prosa asciutta ma densa di calore lirico, di calore poetico. Io leggendo questo romanzo, che è di 150 pagine scarse, 145, 143, e, essendo una cultrice della poesia, ho subito rintracciato in una maniera però leggera, non grave, non pesante, molti richiami poetici. E sono rimasta, come lo sarete, come lo saranno anche i lettori, anche affascinata dalle citazioni che lei, l'autrice, ha riportato all'inizio di ogni capitolo. Citazioni che aprono ad altre prospettive, ad altre storie. Allora, adesso vorrei che parlasse subito l'autrice, perché raccontare la trama mi sembra un po' noioso e non è anche un po' ingiusto. Certo, qualche cosa poi naturalmente emergerà nel corso dell'incontro e del dialogo, però preferisco più suggerire ed evocare. Ci racconti un po' con la gestazione di questo romanzo? Allora, raccontare un libro è difficilissimo secondo me, però parto da un presupposto.
che è quello del lavoro che faccio da più di 25 anni della mia vita, che è quello della giornalista, e quindi sono abituata a raccontare storie, ad ascoltare storie. Mi rendo conto ogni giorno della mia vita che le storie reali superano, ma di gran lunga proprio, qualsiasi tipo di storia di fiction, di fantasia, perché viviamo in un mondo che è diventato aberrante, no? Difficile. E nei romanzi che scrivo, questo è il terzo, adesso arriverà il quarto, mi interessa, non mi interessa fare una narrativa di evasione, no? Perché noi in Italia siamo tra i più deboli lettori d'Europa, ma siamo anche tra i più alti produttori di libri, 80.000 pubblicazioni all'anno. Quindi secondo me di letture di evasione ce ne sono fin troppe. Quello invece secondo me che manca nel mondo contemporaneo è un po' di narrativa di invasione, qualcosa che leggendo ci invada la coscienza. Allora, siccome la malattia cronica del nostro tempo secondo me è la distrazione, siamo distratti gli uni verso gli altri, non comunichiamo più, i nuovi media, i social media ci allontanano sempre di più da quelli che sono a casa nostra, da quelli che ci vivono accanto, e ci avvicinano a persone che invece sono distanti da noi, no? Il paradosso della nostra epoca è che è aumentata la connessione, no? Quindi sono aumentati i mezzi, gli strumenti per comunicare, ma è diminuita invece la comunicazione reale tra le persone. Allora, in questo romanzo si parla di una famiglia sostanzialmente, sono un padre, una madre e una ragazza adolescente. Questi due genitori non comunicano più tra di loro e quindi non riescono più a comunicare neanche con la loro figlia, che è un'adolescente, si chiama Ricola. Questa figlia nel periodo della vita che è il più importante, infatti adolescence dall'etimologia latina, e adolescence significa colui che si sta nutrendo, quindi l'adolescente deve essere nutrito di ascolto, di riconoscimento. Questa ragazza non riceve l'ascolto e il riconoscimento dei genitori perché i genitori a loro volta sono distratti da affetti collaterali, cioè da altre persone che li affascinano e che li risucchiano in altre vite, in delle illusioni, no, di felicità altrove. E quindi questa ragazza comincia a comunicare di notte con un suo coetaneo, ma soprattutto, trascurata nell'ascolto, comincia a farsi del male. Quindi prima si rinchiude in se stessa sempre di più e poi comincia a farsi del male, perché non ha i codici, non ha gli strumenti per affrontare questa tragedia familiare dell'allontanamento dei suoi genitori. Ripeto, a loro volta i genitori sono distratti da altro, in una Milano frenetica in cui sono presi dalla carriera, loro vengono distratti da altre persone che gli fanno credere di amarli, di ascoltarli, che sono gli altri due personaggi, gli affetti collaterali. E poi c'è tanto altro. Anche in questo grigiore c'è qualche frammento di luce, c'è una, ad esempio, una Blanca. Ecco, e mi piacerebbe tanto che ci parlassi di questa figura, di questa Blanca, che evoca poi il nome Bianca, e il colore Bianca, non solo il nome. E questo ti volevo chiedere, e poi nella tua prosa ho visto che c'è molta attenzione oggi, molta attenzione almeno vedo per quanto riguarda la figura della donna oggi, il suo ruolo scisso fra ambizione e maternità. Ecco, tutto questo, quanto anche di te in questo romanzo, quanto della tua vita, quanto delle tue amiche, quanto dei tuoi parenti, quanto del tuo vissuto e delle tue letture, naturalmente, del tuo lavoro. E quindi vorrei che così ci illustrassi, insomma, ci esponessi qualcosa sull'indagine che tu hai voluto compiere nella figura femminile oggi e che risulta molto, molto acuta e approfondita nelle pagine di questo romanzo.
Allora, io, come hai detto tu, ci sono molte citazioni di grandi nel mio libro, perché i grandi hanno già detto tutto, no? Tutto quello che doveva essere detto l'hanno detto i grandi classici, a cominciare a partire dai classici latini e greci, ma poi anche dai grandi nomi della narrativa. Esatto, quindi io, per rispondere alla domanda quanto c'è di te, prendo questa frase, di questa citazione di Roth, che è quello che l'ha detta meglio secondo me, che la narrativa è questa lettera camuffata a se stessi, no? In fondo ogni opera di narrativa è una lettera camuffata dell'autore a se stesso, nel senso che sicuramente c'è dentro l'autore. E poi vabbè, l'hanno detto altri grandissimi, però c'è questa ambivalenza, questo scavare dentro se stessi, ma anche quello che ti dicevo prima, che diceva Walter City, questo essere di uno scrittore, essere speleologo sia dell'animo umano e sia anche del mondo che lo circonda. E poi da ultimo, sempre lo diceva Chekhov, l'ha detto Roth, che un'opera di narrativa è anche un feroce viaggio, no? un viaggio feroce dentro le ferite dell'uomo e della società. Quindi alla fine l'hanno detto con parole diverse, ma l'hanno detto tutti: scaviamo dentro noi stessi quando narriamo qualcosa, e nello stesso tempo però scaviamo anche dentro tutto quello che ci circonda. Quindi io ho tratto tanto da questo. E la vita che fanno le donne oggi è sicuramente la vita che fa Scura, che è il personaggio femminile di questo romanzo. E una madre che anche lei, come il padre, si vuole realizzare nella carriera, ed è giusto che la donna si realizzi, no, tanto quanto l'uomo nella carriera. Peccato che il figlio, in particolare, come ho citato questa frase di Winnicott, che è stato il più grande pediatra forse di tutti i tempi, che dice: il precursore dello specchio è il volto della madre. I bambini, quando crescono, soprattutto nella prima infanzia, hanno bisogno di essere riconosciuti, amati, ascoltati soprattutto dalla figura della madre. E questa madre, mentre la ragazza cresce, è distratta dalla sua carriera, è sempre altrove, insegue questo sogno, e poi però, mentre questa madre insegue la carriera, il castello familiare, come in un castello di carte, no? Vola via, si frantuma, e quando lei se ne rende conto, e lì mi sono ispirata a una frase che mi ha sempre colpito, di Michelangelo Buonarroti, che prima di morire disse: rimpiango di aver dedicato troppo tempo alla mia arte e così poco tempo alla mia anima. E quindi il senso di questo romanzo è che noi pensiamo sempre che ci sia tempo per fare delle cose, no? Noi pensiamo sempre che ci sarà tempo per recuperare dei rapporti, che ci sarà tempo per dire ai nostri genitori quello che gli vogliamo dire, ci sarà tempo per recuperare il nostro compagno, la nostra compagna, o ci sarà tempo per dire al nostro figlio ti amo, no? Lei è una madre che non riesce a dire a sua figlia ti amo. Invece poi la vita, siccome siamo dei criceti in una ruota, la vita in un momento, in un attimo, può cambiare, come cambia in questo romanzo, perché questo romanzo ha una fine molto tragica, perché la vita spesso è così: noi ci illudiamo di avere tempo per fare le cose, poi invece gira la ruota, succede qualcosa di molto tragico e non si può recuperare. E quando, invece, un po' di curiosità sull'autrice. Quando è nato in te questo ostinato e folle, direi, amore per la scrittura? Quando? Parlaci un po' di te, della tua. Non so se questa cosa può essere interessante, però io ogni discorso personale mi piace estenderlo a un discorso generale, anche di educazione. I miei genitori, che ho perso prestissimo, sempre a proposito di quello che scrivo, cioè scrivo di questo anche perché
quando perdi gli affetti troppo presto ti rendi conto che la vita non ti dà innumerevoli chance, no, per fare o per dire le cose, perché puoi perdere tutto in un attimo. E, però i miei genitori hanno fatto in tempo a nutrirmi appunto di scrittura, di cultura, a farmi capire che la parola e la cultura, adesso in questo momento storico in particolare, che l'educazione è l'arma che abbiamo per resistere, ed è l'unica arma di umanità per garantire la vera democrazia, la vera giustizia, anche la vera libertà. E quindi io uso le parole per resistere e dico sempre che le parole sono un'arma di istruzione di massa e non contro le armi di distruzione di massa. Bello, questo è veramente anche una valenza, direi, etica e politica, perché secondo me nella scrittura l'armonia perfetta si ha quando lo scrittore, l'autore riesce a magicamente armonizzare un aspetto emotivo, chiamiamolo di eros, di pathos e anche di logos, di raziocinio, cioè di, proprio di ragione, di rigore. E la scrittura, mi ripeto proprio perché è molto particolare questo stile, e la scrittura di Eleonora Molisani si caratterizza per questo rigore, questa esattezza della parola, che però non diventa, non è algida, non è fredda, mantiene comunque un calore lirico la sua narrativa. Ecco, e infatti quello che volevo è, e infatti subito a esempio vorrei che lei leggesse qualche passo che da lei insomma più amato, anche se il libro si legge nell'interezza con molta piacevolezza e profondità. Sì, pagina 63, volevo leggere una piccola overdose, perché questa ragazza durante la notte scambia dei messaggi con questo sconosciuto è la spalla che lei non ha nella vita reale, la trova nella vita virtuale, come tanti oggi, però la vita virtuale nasconde mille insidie. E in questo caso questo rapporto virtuale di questa ragazza porterà sventura e porterà la catastrofe nella vita di tutti e sei i personaggi. Lei si chiama Ricola e di notte scrive a questo ragazzo queste lover dose, dosi d'amore. Ciao Momo, stanotte mi avvalgo del diritto all'immaginazione. Ti penso a mia immagine e somiglianza, ti abbraccio. È tardi, lo so, o è presto? Sono le 2 del mattino, fai tu, ma la mia laverdose te la becchi lo stesso. Questa è potente, sai? Teniamoci stretti, che c'è vento forte. Addentiamoci, annodiamo i pensieri finché, incontrandoci, non ci deluderemo. Ora che ancora abbiamo tempo e spazio per tenerci stretti da lontano, voglio esplorare le tue virgole, i tuoi avverbi, i punti esclamativi, quelli interrogativi, perdermi nella tua sintassi. Dimenticare la consecutio temporum. Allacciamo i nostri destini, nodi da marinai, finché tira questo vento forte. Amico mio, oggi niente sacri tagli per me. Non mi sono tagliata per paura che squillasse il telefono o arrivasse un messaggio di mio padre nero e magari ero in bagno a tagliarmi la pelle e non lo sentivo. Ora vado, amico mio, cerco di riposare un po'. Papà domani mi chiamerà, dici? Verrà a prendermi a scuola? Tornerà a casa da me? Take care, my friend. Anche tu, non ti fare la bua per stanotte. Niente sacri tagli oggi. E domani è un altro giorno. Molto bella questa parte. E penso che parlando con lei, insegnando, essendo io un insegnante, questo è un libro che può avere una valenza nella scuola. Penso già dalla terza media, insomma, scuola superiore preferibilmente. Forte, sia a livello di diciamo scrittura creativa, chiamiamoli corsi di scrittura creativa, e sia come contenuti da approfondire per eventuali progetti. E io mi permetto di leggere invece solo proprio pochissime righe di pagina 17, proprio per quello che lei prima diceva sulla vita che comunque ci chiama prima o poi, la vita in questo anche
diciamo, sarò banale, è bella, ma è anche terribile, può essere anche terribile. A pagina 17 questa parte mi ha fatto pensare a una poesia meravigliosa di Borges. Borges quando dice: dove sarà la vita che non vissi e che poteva essere mia? E lei scrive: ti fa nascere dalla parte del mondo sbagliata, nella famiglia sbagliata, ti fa incontrare gente sbagliata, poi però ti fa vedere in TV o su internet quelli che invece dormono su quattro cuscini, e allora per forza cresci col grumo di rabbia dentro che ti inquina il sangue. I personaggi di Eleonora, anche di questo romanzo, c'è un filo che lega, di questa raccolta di racconti, c'è un filo molto forte che lega le due tue prove, sono caratterizzati da questa rabbia. Ecco, ci vuoi dire qualcosa sulla rabbia, che io avverto molto nei personaggi, la rabbia della incomunicabilità, la rabbia del silenzio? Allora, in questo caso Monica ha letto un passaggio di una protagonista, una delle sei protagoniste, che poi diventa, diciamo, l'amante del padre, che è una donna straniera, quelli che noi chiamiamo gli extracomunitari. E ci tenevo tantissimo in un libro a inserire un extracomunitario, perché sono presenze che ormai nella nostra vita, appunto, fanno parte della nostra vita, nella vita delle grandi città, in modo veramente massiccio, ma ormai ovunque. E sono persone che abbiamo accanto, ma di cui non parliamo mai. Ma soprattutto sono persone su cui si dice molto facilmente: li accogliamo, ma poi senza pensare mai alla differenza, che è enorme, tra il concetto di accoglienza e di integrazione. Ok? Noi li possiamo accogliere anche tutti, no? Perché lo spirito di umanità è quello che ci deve guidare in assoluto nella vita, secondo me. Però poi, se non riusciamo a garantire a queste persone una vera integrazione, alla fine stiamo fallendo tutti. Allora, questo personaggio, come anche gli altri, questa rabbia di cui parlavi tu, più che rabbia, è che io volevo rifarmi alla tragedia greca e al concetto dell'essere umano, perché molto facilmente nella vita si dice: ah, volere e potere, se uno vuole cambiare la propria vita la può cambiare, perché tanto basta che uno lo voglia. Ma invece questo non è vero, per moltissime persone non è vero. Allora, come nella tragedia greca c'era la hubris umana, no? La tracotanza, la volontà umana di cambiare la propria vita, e c'era la tisis divina, la vendetta degli dèi, che poi è il fato che invece non ti permette di cambiare la tua vita. Se io devo pensare a qualcuno che in quest'epoca moderna, anche volendo, la sua vita non la può cambiare, di fatto è l'extracomunitario, quello che noi definiamo l'extracomunitario. Quindi per eccellenza questo è il personaggio che, nonostante la fatica, questa donna, nonostante la fatica, è una donna sola, una madre single con un figlio, si massacra dalla mattina alla sera, noi ne abbiamo tantissime a Milano ma ovunque, e si massacra dalla mattina alla sera, lavora e cerca di togliere il suo figlio dalla strada, e quindi vuole garantirgli un'educazione di un certo tipo, addirittura lo iscrive a una scuola privata. Ma nonostante questo, sia lei sia il figlio si scontrano contro la realtà, che è una realtà dove la vera integrazione poi non c'è. E quindi c'è questo fallimento, e dal fallimento scaturisce la rabbia che adesso, in questo momento storico, appartiene veramente a tantissime persone. Ecco, allora tu introduci proprio un altro personaggio sullo sfondo, è un personaggio che è sempre presente del romanzo, che è la tua Milano. Ecco, è una Milano che, come abbiamo già anticipato, è una Milano dalla doppia valenza: da una parte sì, è una Milano amata, ma anche una Milano che è una Milano crudele, una Milano matrigna, e ci sono alcune parti, appunto, del libro che vorrei che tu leggessi, della Milano. E poi se ci vuoi dire anche qualcosa su questa Milano del romanzo, che è una Milano anche un po' tua, fino a che punto è tua questa Milano?
Allora, Milano, come hanno detto tanti che hanno letto questo romanzo, è proprio parte integrante, è un personaggio, proprio come se fosse un personaggio, un settimo personaggio del romanzo. E questa, adesso leggo questa breve poesia, che è l'unica poesia mia che ho inserito nel romanzo, ed è l'esergo del romanzo. Milano, ti ascolto parlare, scrigno silenzioso, madre severa, memore di gravidanze isteriche, parti indesiderati, carezze straniere. Milano, gigantessa vibrante, ora accogliente, ora impietosa, abbracciami di guglie grattacieli, timide case grigie, inaccessibili corti, asfalto nero, cieli scarabocchiati, nudi. Milano, algida e inquieta, puntellata di antenne, non rondini, il respiro affannato, nell'afa di biossido, fissa nell'ovatta del vuoto e della non presenza. E qui Milano, appunto, Milano che è mia fino al midollo al 100%, quindi amatissima, però è una città molto dura, è una città che è stimolante, è una città dove esiste la meritocrazia, forse è l'unico posto in Italia in cui chi vale può andare avanti, e quindi tante cose positive, funziona tutto, siamo soddisfatti della nostra amministrazione, dei nostri servizi, c'è la sensibilità per la cultura, per l'educazione civica, per il rispetto delle regole, però è una città durissima, ci sono amici miei scrittori che dicono che è una città da eroi, in un certo senso lo è, perché tu devi essere performante, cioè tu devi continuamente performare, quindi devi essere bravo, devi correre, devi fare tante cose, devi essere efficiente, devi essere efficace, non puoi mostrare le tue debolezze, e tutto questo causa l'incomunicabilità di cui parlavo prima. Sei sempre in mezzo agli altri, ma di fatto non comunichi, e quindi alla fine della giornata, come bilancio esistenziale o quotidiano, è un bilancio di solitudine, è un rischio di grande solitudine. Quando leggo romanzi cerco sempre di trovare qualche parola che, non lo so, una parola chiave. A conclusione della seconda lettura, una parola che ho così cercato di... No, che proprio, che, no, che ho cercato, che proprio mi è venuta in mente, è il concetto di friabilità. Proprio la friabilità come la qualità, sono andata pure a vedere anche la definizione, no? Qualità o proprietà di minuti corpi di ridursi in frammenti, come se questi personaggi li vedessi appunto friabili, ridotti in frammenti. C'è qualche varco di composizione, di unità in questa... Io l'ho letto in qualche parte, però c'è qualche varco di luce, c'è qualche possibilità di riscatto, forse mi vengono anche i brividi, forse con l'elaborazione del lutto, forse proprio andando a fondo, penso a Scura. Scura potrà non essere più friabile? Allora, guarda, molti giornalisti che mi hanno intervistato sul libro, quindi a parti a ruoli ribaltati, mi hanno detto: ma il finale è un finale tragico. E invece, secondo me, io gli ho detto no, perché se tu leggi bene gli ultimi capitoli, invece è un finale di speranza, per due motivi. Allora, primo, perché quando tutto è distrutto si può solo ricostruire, e quindi anche nella copertina apocalittico, praticamente quando ci sono solo macerie si può solo ricostruire, no? E quindi dalle macerie delle loro vite questi personaggi dovranno per forza ricostruire. E perché dovranno per forza ricostruire? Perché noi umani abbiamo una caratteristica che abbiamo solo noi, che è la resilienza, che è questa parola che adesso va tanto anche di moda, anche se è cacofonica, va tanto di moda, però ha un suo valore importante, perché noi siamo gli unici esseri che siamo capaci di
ripararci dai danni, ok? Quando ci capitano nella vita delle cose terribili, e io diciamo in primis, naturalmente poi un po' si evince dalle cose che scrivo, ho passato come tanti delle cose terribili, però noi abbiamo innata questa capacità di riparazione, di autoriparazione dai danni, e quindi alla fine piano piano c'è uno sperone, quello che dico sempre io, la speranza è lo sperone di roccia a cui l'essere umano per forza si attacca. Siamo fatti così. Ferite e fiori, dalle ferite fiori. E in quanto lei ha questa studiata, intendo nel senso di studio, non nel senso negativo e non nel senso di freddo, però perché lei insegna comunque a una scuola di scrittura, ecco, di linguaggio, di comunicazione, e quindi gioca in maniera nella sua scrittura anche con dei riferimenti intertestuali, con dei riferimenti letterari raffinati e non ridondanti. E ritornando al discorso appunto di questa composizione dei vari frammenti, vi voglio leggere, mi permetto di leggere delle parole di una scrittrice che grazie a lei sto scoprendo, che è la Winterson, in Simmetrie amorose, dove in queste parole sembra quasi che ci sia una sintesi teorica del tuo libro, e con un'aspirazione all'interezza di cui anche io parlavo, ti chiedevo prima. Noi siamo all'inizio, noi siamo prima del tempo. È possibile che qui, in questo nostro mondo provvisorio, fatto di dualità e coppie di opposti, bianco, nero, bene, male, maschio, femmina, cielo, inferno, noi mettiamo compulsivamente in scena il dramma del nostro inizio, di quando ciò che era intero si è dimezzato per cercare di nuovo la sua interezza. Ecco, mi ha molto emozionato sentire quello che io già avevo un po' percepito leggendo nelle ultime pagine, quando c'è anche questo desiderio di contatto fra Scura e il marito. C'è una speranza, c'è un desiderio di interezza. Infatti questa frase che tu hai appena letto proprio rappresenta proprio al mille per mille la conclusione del romanzo. La interezza si ricompone su un dramma che per i genitori non penso possa esistere un dramma maggiore, no? Non credo, solo il pensiero diventa agghiacciante, e la cosa paradossale è che loro su quelle macerie ricominciano a guardarsi negli occhi, quindi ricominciano a guardarsi negli occhi, e quindi quello è il finale di speranza, una intenzione di ricominciare a dialogare nel piccolo. Ci leggi qualche altra parte alla quale sei affezionata? Sì. Leggo questo in onore tuo che hai. Leggo questo in onore di Monica, che noi non ci conoscevamo, e veramente mi ha colpito come ha saputo veramente interpretare quello che ho scritto. Quindi ti ringrazio e leggo l'incipit, perché a Monica è piaciuto l'incipit, è una cosa che è piaciuta a molti e la leggo. Nero. Verifico che, benché spesso allegro e contento, sono sempre triste. Naufragare nel silenzio, a volte mi sembra che sia l'unica forma di sopravvivenza possibile. L'altra è nuotare, nel mare all'alba oppure al tramonto, quando i suoni si fanno rarefatti e ottusi e i gabbiani volano a pelo d'acqua. Capita che si attacchino voraci alle teste dei pesci nell'istante esatto in cui quelli guizzano fuori dalla superficie e nel farlo ti sfiorino la testa coi becchi aguzzi. Oppure carica che ti scarichino una gragnuola di feci liquide addosso, ma non importa, è poetico uguale. Anche perché l'alternativa è una piscina con il soffitto in plexiglass a onde, l'illusione dell'abisso ribaltato.
che tra una bracciata e l'altra ti immagini di stare a chilometri zero dal mare. L'acqua è l'unico posto in cui io non mi senta un pesce fuor d'acqua. A me basta che ci sia l'azzurro, soffitto azzurro, acqua azzurra, piastrelle umide di quella patina di vapore che odora di fiato, come quando da piccolo andavo a nuotare dopo la scuola. In quei pomeriggi torvi di nuvole, mamma veniva a prendermi ai cancelli, mi portava le merendine soffici con la crema al latte e io pregustavo già il tepore dell'acqua in cui mi sarei immerso molle e felice. In mancanza di mare ho imparato ad apprezzare gli umori acquei che penetrano le narici e poi rimangono impressi sul costume e sull'accappatoio. Il suono del silenzio, che mi sono allenato ad ascoltare con molta attenzione, lo sciabordio muto dei corpi che si muovono lenti nelle vasche. Oggi, quando esco dalla piscina e mi ritrovo nel mondo asciutto e cotonato, mi sento ancora un pesce fuor d'acqua, esattamente come allora. Istanti friabili di contentezza. Allora, adesso per alleggerire un poco, vorrei fare una domanda. L'Abruzzo che è in te? Perché lei ha molti legami con l'Abruzzo, in realtà è tutta una catena un po' aggrovigliata che adesso ci illustrerai. Sì, no, va... no in realtà è semplicissimo. No, perché io sono nata a Milano, però mio padre era abruzzese e l'ho perso, e quindi per me l'Abruzzo è nel cuore. E è una regione bellissima, appunto, ha tutto, mari, monti, e i parchi, eccetera. L'unico rammarico, dicevo con Monica, è che è una regione che andrebbe tanto valorizzata. E quando mi hanno invitato ai festival abruzzesi quest'anno, il John Fante, il Chieti Scalo, Chieti, Casoli, e sono stata contenta, perché credo che dobbiamo tutti concorrere, cioè non soltanto le amministrazioni comunali, come in questo caso appunto gli assessori e gli editori locali, ma credo che soprattutto quando le realtà sono piccole bisogna tutti proprio concorrere a valorizzare. E quindi mi piace tantissimo il fatto che volontariamente, facendo volontariato senza percepire soldi, si combatta proprio per sostenere la cultura, per sostenere le cose belle, poi per sostenere gli incontri, perché secondo me gli incontri dal vivo sono la ricchezza che dobbiamo veramente cercare di preservare, perché altrimenti andiamo a finire tutti così, che non ci guarderemo più negli occhi, perché la distrazione sta diventando cronica proprio nel nostro mondo. Domanda anche di rito ma piacevole, progetti futuri, ci puoi dire qualcosa? Qualche progetto in cantiere, se vuoi anticipare? Ci sono sui libri due o tre progetti, poi io vi invito, se qualcuno di voi è su internet o su Facebook o su Instagram, Eleonora Molisani, ma anche Natural Born Readers and Writers, che è una community, forse una delle più grandi community che ho creato per sostenere la bibliodiversità, perché io lavoro in Mondadori, quindi io lavoro in una major, adesso Mondadori è diventato un editore che ha monopolizzato quasi tutto il mercato editoriale in Italia, e questa community che ho fondato, appunto, se mi cercate sui social mi trovate, è una community per salvaguardare un po' anche le piccole realtà editoriali, per salvaguardare i piccoli festival, le piccole realtà culturali, e quindi poi mi trovate su... E adesso ci sono tanti progetti in ballo, adesso il primo che uscirà è a marzo ed è una cosa sui padri, sulla figura del padre. E poi c'è un'altra cosa che riguarda un altro fenomeno, per concludere, un altro fenomeno sociale molto allarmante di questi tempi, che è la situazione dei padri separati, che molto spesso vanno in malora, e quindi c'è un romanzo che parlerà appunto di questa cosa. Però adesso la cosa imminente è a marzo, con una cosa sui padri. C'è qualcuno che vuole, mi posso permettere di chiedere se c'è qualcuno che vuole intervenire, vuole fare qualche domanda, curiosità?
Ecco, abbiamo parlato troppo. Ecco. Io ho parlato troppo. Prego. Volevo solo chiedere se illustrava, se voleva, parlarci del valore dell'acqua, perché io trovo, almeno dalle prime pagine, ho letto già del valore dell'acqua del mare. Ci riporta l'Abruzzo? Allora, no, allora, siccome questo romanzo è piccolo, perché io credo, come Italo Calvino, che è uno dei miei guru, che si possa dire tanto anche in poco, ma soprattutto che quando si parla di determinati argomenti, come per esempio il dolore, bisogna essere concisi e precisi, quindi non c'è bisogno di tante parole. Però una delle cose che mi ha colpito è che tanti lettori hanno colto questa cosa dell'acqua, e c'è una frase che io faccio dire a Nero, che quando lui era piccolino, adolescente, poi nella crescita, ogni volta che si sentiva male, ogni volta che si sentiva tormentato, lui si tuffava in acqua, perché l'acqua è l'unico posto in cui siamo senza peso e giudizio. Lui si sente senza peso e giudizio, e questa frase sono contenta perché molti lettori l'hanno apprezzata, perché io lavoro molto sulle parole, perché secondo me le parole sono proprio delle armi, no? E quindi non c'è bisogno di usare tante parole se si riesce a scegliere quelle giuste. Allora sono contenta perché tanti hanno colto questa cosa, che nell'acqua siamo senza peso e giudizio. Siccome io sono legata all'elemento acqua proprio per l'Abruzzo, e l'acqua anche a Milano rimane per me l'unico elemento in cui mi sento ancora senza peso e giudizio, perché sei sollevato, l'acqua ti solleva dal peso, e poi nell'acqua tutto diventa solubile e i problemi diventano soluzioni. Senza peso e giudizio, proprio da segnare, appuntare. Domande? Curiosità? Una serenità e libertà? Abbiamo detto tutto. Allora, veramente ringrazio. Sì. Io vi ringrazio veramente tantissimo per essere venuti e anche per la attenzione, bella attenzione che ho visto. Grazie, davvero grazie. Grazie, grazie di tutto. Grazie di nuovo all'amministrazione. Continuiamo a resistere. Voglio ringraziare Monica Ferri e voglio ringraziare Mario Iannieri per avermi invitato. E l'assessore, grazie mille. E poi bravi, continuate così, dai. Allora, noi ringraziamo voi, Eleonora Molisani e Monica Ferri. Fra un po' ci sarà il consueto momento conviviale, dovete avere ancora un attimo di pazienza, il festival si ferma momentaneamente e riprenderà alle ore 21 con le prossime due scrittrici. A più tardi.